era quasi un obiettivo di sicurezza, cioè dal mio punto di vista, mentre la variabilità, la creatività della mente umana è imprevedibile ed enorme, teoricamente con parametri ben precisi, la guida autonoma dava a tutti la sicurezza, virgolette, totale come obiettivo, non so se è di decimo livello, che so altro. Qui invece sento parlare tutti di comfort del guidatore, di un guidatore che avendo la guida autonoma può mettersi lì a mangiare le patatine, a dialogare con i figli, che è una cosa diversa dalle mie aspettative della guida autonoma. Faccio alcune considerazioni. Uno, noi siamo nati nel 90 con il concetto che per quanto era l'albore della tecnologia elettronica, merito di Bosch soprattutto, nel mondo dell'automobile. Tutti quegli elementi che aiutano con l'elettronica l'errore, l'incapacità del guidatore. Quando io sono nato nel 90 erano gli albori, parlare di ESP allora, quasi non si pensava al traction control, si pensava all'ABS, ma l'ESP era qualcosa di non concepibile e invece rappresenta forse l'elemento più importante dell'assistenza, sicurezza al guidatore di oggi. E il valore che tuttora noi attribuiamo ad una macchina è che per quanto la macchina sia intelligente, la parte più importante dell'automobile resta il suo guidatore e non vale solo per l'automobile. Quindi se tu hai una macchina super intelligente, super non parlo di guida autonoma, parlo della macchina come la compri oggi, con tutti gli accessoristica possibile, il guidatore se è uno scemo fa diventare scema anche la macchina. Scusate la battuta, anche la macchina più intelligente del mondo, con i suoi comportamenti dinamici e mentali. Questo è il primo aspetto. E poi c'è l'aspetto della percezione. Leggete sui giornali oggi che teoricamente a livello, io credo nelle statistiche, il mio lavoro è basato sulla soddisfazione statistica dei miei partecipanti e sulle statistiche della sicurezza stradale. Nella sicurezza invece generale, casalinga, umana, di uno che cammina per la strada, i crimini, le statistiche dicono che i crimini stanno diminuendo. La percezione di noi è che invece in realtà siamo molto più insicuri di quanto eravamo quando gli incidenti, i crimini erano superiori statisticamente ad oggi. E la percezione della sicurezza è un po' la stessa cosa. Non c'è, hanno alzato la mano in pochi perché siamo in questo contesto, ma sinceramente io, che reputo di saper guidare abbastanza bene, l'idea di sedermi in una macchina ed avere un drone, tra virgolette, che me la guida, perché c'è poi un riferimento centralizzato da quello che non entro tanto nella tecnologia della guida autonoma, ma la percezione, io non mi siederei mai, così come su un aereo, ma voi salireste su un aereo in cui vi dicono in cabina non c'è nessuno, oppure sono seduti nelle sedie della business class o della prima classe, ma là in cabina c'è solo la guida autonoma dell'aereo. Io personalmente non ci salirei. Io su un drone guidato da terra, per dire vado a Bruxelles, non ci salgo, almeno per adesso. Perché già alle volte quando vedi la fisionomia del piloto, dei due piloti nella cabina, se non ti rassicurano, cominci a essere preoccupato, a prescindere che ci siano in due là nella cabina. Questa è la mia opinione. Quando ho detto di percezione e del valore dell'essere umano, e ho detto non solo nell'automobile, molto spesso tu vai in un grande ospedale fantastico con una storia statisticamente evoluta, però capiti nel dottore sbagliato e finisci male. Vai in un ospedaletto dove dici mamma mia non ne uscirò mai più perché c'è un'emergenza, becchi il dottore giovane che sembra inesperto ma che ha la scintilla e quello ti salva, mentre nell'altra struttura magari avevi dei problemi. Quindi per me l'automobile è basata sempre e soprattutto all'essere umano, che sia poi l'essere umano che resta come riprotezione della guida autonoma è un altro aspetto, ma ragazzi stiamo parlando di infrastrutture. Qui noi dopo affronteremo il tema della disabilità. Non siamo riusciti a sistemare le strutture dell'asilo in modo corretto da quanto ne parliamo. Questo è un elemento e stiamo parlando di fare già delle cose che non toccano la disabilità, ma toccano solo il comfort del guidatore per essere tranquillo e fare ciò che vuole, lavorare e fare tutto mentre la macchina se ne va per i fatti suoi. Non sono d'accordo su questi aspetti. Quindi io penso, e poi scusate, parliamo di guida autonoma. Io qui ho un dossier,
parliamo di platoni, ho seguito ovviamente il discorso del platoni, però quando vedo che mettono per quanto collegato il primo camion con l'ultimo e tutti quelli di mezzo, quindi colonna di camion, che già le vediamo anche senza il platoni, le colonne di camion per risparmiare benzina con il gasolio, con le scie, io vedo che qui viene suggerita una distanza di sicurezza da 10 a 15 metri. Beh, ragazzi, vi ricordo che a 100 all'ora un mezzo percorre 27,7 metri al secondo, quindi il tempo di reazione di un guidatore concentrato è 0,7, quindi stiamo parlando in ogni caso sui 25, 23, 4 metri, quindi prima di reagire. E quindi se il primo guidatore fa una stupidaggine del platooning, cosa succede a tutti gli altri? Fermo restando la sicurezza di una vettura che procede in corsia di mezzo a 130 all'ora e vuole a un certo punto con colonna di 20 camion vuole uscire lo svincolo che si trova magari a un chilometro di distanza. Cosa fa? 300 all'ora per passare davanti, si incolonna a 30 camion o si inserisce creando un grande pericolo sulla sicurezza stradale? Quindi ci sono ancora delle cose che sono basate sull'uomo che sta al volante e che con la guida autonoma comincia a diventare secondario. Non parlo per me, perché il tipo di attività che noi facciamo è per quelle persone che oltre a migliorare la propria qualità di guida, quindi di riflesso la sicurezza al volante nel traffico, che è un aspetto basilare, non vediamo chi va più forte e quindi quello è il guidatore bravo, io automaticamente considero che l'aspetto emozionale della vettura rappresenterà sempre un plus. Non dico dei milioni di vetture che vengono vendute ogni anno o delle decine di milioni che circolano nel mondo, ma certamente per delle gamme di vetture che rappresentano ancora un piacere di acquisto al di là della guida autonoma. Che poi la guida autonoma ci sia quando vai per la strada di tutti i giorni, ma il piacere, l'emozione, l'adrenalina positiva di guidare una vettura che ti dà questi aspetti resterà sempre, quindi non ho questa preoccupazione. È venuto fuori il pilota che c'è in te, insomma, è comprensibile. Un po' chiudo anch'io, come tutti parlano delle proprie virgolette aziende. Noi lavoriamo in una pista, Varano de Melegari, non perché la pista, come ho detto prima, vediamo chi va più forte, ma perché la consideriamo una strada mista, una pista tortuosa, una strada mista chiusa al traffico. E quando intendo traffico non intendo tutor, autovelox, intendo gli altri, perché nella guida di tutti i giorni, e vedo che emerge anche nella guida autonoma, non è tanto la tua macchina con te seduto di fianco, ma il comportamento imprevedibile degli altri nel traffico. E soprattutto fine fasi iniziali, quando non tutti saranno con un sistema di guida autonoma evoluto ed efficiente. Quindi guidare in una pista chiusa al traffico come se fosse una strada, ti rendi conto che la macchina è tuttora un oggetto meraviglioso, divertente, rilassante e piacevole. Quindi questo aspetto non si perderà mai, secondo me. Perfetto.